Ciao a tutti, qual è la dinamica in cui ci si trova in una relazione narcisistica? Nonostante se ne parli così tanto nei video in generale, non è mai chiaro abbastanza. Perché non è mai chiaro abbastanza? Perché ogni vittima spera, forse, di non essere una vittima e di trovare un escamotage alla propria mente, di definire la relazione tossica in cui vive diversa dalla tossicità in cui si sente. Come ci si sente in una relazione tossica? Qual è la variabile comportamentale all'interno della quale una vittima di relazione tossica si sente per essere certa di essere all'interno di una relazione tossica? La relazione tossica, prima di tutto, è costituita sempre da due persone. Non c'è una sola persona tossica, ma ci sono due persone tossiche. La prima lo è perché è un manipolatore. La seconda lo è perché si fa manipolare e quindi è vittima di manipolazione. Come direbbe una persona che conosco, una persona si fa trattare male fino a quando decide di farsi trattare male. Ed è qui che scatta l'obiettivo della persona che è vittima di manipolazione di uscire da una relazione altamente tossica come quella che potrebbe essere la relazione narcisistica. Ma vediamo quali sono i punti di riferimento verso i quali bisogna puntare per capire se si è all'interno di una relazione tossica. Ovviamente si è parlato più volte del love bombing, inteso come inizio di una relazione, qualsiasi forma di relazione inizia con un love bombing, cioè con una massima attenzione nei confronti della nuova persona che si viene a trovare. Se ci pensate bene, ogni relazione della vita in realtà ha un love bombing iniziale, cioè ci si trova ad apprezzare una persona e si vuole saperne sempre di più, in modo tale che questa persona diventi comunque parte della nostra vita. Quindi in realtà nel love bombing non c'è niente di male fino a quando non si passa, nel caso della relazione tossica, alla situazione successiva. Il love bombing, ci tengo molto bene a precisarlo, è una fase della relazione normale. Se voi incontrate un uomo o una donna veramente interessata a voi, quel tipo di atteggiamento di iperempatia, di volontà di sapere le vostre cose, domande, portarvi fuori a cena, portarvi a fare un weekend quando possibile, o magari farvi dei piccoli pensieri ogni appuntamento che vi vedete, sono la normalità. Non è un love bombing, è seduzione. È una cosa che viene fatta per piacere all'altro e per conoscere meglio l'altro, per avere un'occasione di conoscere meglio l'altro. Quindi ci si pone davanti all'opportunità di interessare l'altro e quindi si incomincia a frequentare l'altra persona dando, diciamo, una parte di noi piacevole. Tendenzialmente si dice che ognuno dà la parte migliore di sé. Ci sono casi particolari come me, che nel caso degli inizi non do proprio me stessa al massimo, proprio perché sono un ex dipendente affettivo e quindi me ne sto un passo indietro. Ma se una persona non ha avuto traumi, in realtà lasciarsi andare è la cosa più bella del mondo. È quella la cosa meravigliosa, quel senso di libertà che una relazione non tossica dà, che permane nelle relazioni positive. Quindi uno dei punti su cui si deve basare per comprendere se si ha a che fare con una relazione tossica oppure no è proprio questo, l'entusiasmo. Se la tua relazione inizia con un entusiasmo che scema nel giro di poco tempo davanti a determinate situazioni e non recupera più, quella probabilmente ha già una parvenza di relazione tossica. Oppure è una relazione che non sta andando. Perché ovviamente, ragazzi, per avere una storia con un'altra persona, cioè per ipotecare la vostra libertà, la vostra esistenza, la nostra forza di azione nei confronti di altre persone, nei confronti di una persona, per regalare la nostra libertà e ipotecarla a un'altra persona, quella persona deve valere qualcosa e soprattutto ci deve piacere. Quindi dobbiamo essere entusiasti di questa persona. Qualora l'entusiasmo non ci sia e si ripermane in una situazione del genere, c'è da farsi una domanda che è: perché lo faccio? Già questa domanda significa darsi delle risposte. Quindi inizia una relazione con un love bombing che, qualora ci si trovi davanti a una relazione non tossica, è la normalità che continua nell'entusiasmo e sfocia ovviamente nell'accrescimento del sentimento che da un interesse diventa un'infatuazione, dall'infatuazione diventa un innamoramento, dall'innamoramento diventa un rispetto che diventa amore e questo amore diventa poi un'amicizia che è amore fedele. Ok? Quindi l'amore ha degli step.
Che cosa succede invece all'interno di una relazione tossica? Quello che nella relazione normale evolve in queste cose, in questi schemi, tra virgolette, se li possiamo definire emotivi, che ho appena enunciato, nella relazione tossica questo non accade. Cioè, che cosa succede? Che c'è un boom con proprio mega galattico dove tu sei la perfezione, sei il top. Spesso e volentieri queste persone vengono anche le vittime vengono trasportate nella vita dell'altro. Spesse volte viene condivisa una vita in una relazione di convivenza o in un fidanzamento, addirittura in un matrimonio precoce o addirittura nella ricerca di un figlio o comunque nella condivisione della realtà sociale velocissima. Dopodiché però quell'entusiasmo che sarebbe naturale di punto in bianco diventa svilimento. E come succede questo? La persona con la quale la vittima si trova a stare di punto in bianco incomincia a dare segni di disagio. Se li ascoltate come tali, potrete anche anticiparli: segni di disagio, piccole nevrosi inutili. Si inventano magari di avere dei problemi sul lavoro per giustificare il loro atteggiamento nevrotici, ma quelle nevrosi, voi sapete benissimo, perché dentro lo sentite, che sono probabilmente legate a qualcosa che voi avete fatto. Quando voi andate a parlare con un narcisista o un manipolatore di questa situazione, negherà: non è vero, non c'è niente, sono nervoso per i fatti miei, ma continuerà ad essere nervoso con voi. In realtà in quel momento lui si sta, o lei si sta già annoiando, perché nella relazione tossica la parte in cui lui o lei fanno lo show è proprio la parte iniziale dove vi devono convincere di essere la donna o l'uomo della loro vita. Quindi loro si divertono a interpretare questo ruolo di perfezione, ma non è la realtà, è un ruolo e come tale non dura per sempre. A quel punto loro, esattamente come voi, sono a disagio perché si stanno chiedendo e si chiederanno: ora questa persona come reagirà alla verità? Come reagirà alla mia vera indole malvagia e soprattutto supponente? Come potrà sopravvivere a tutti i miei screzi? Ce la farà? E questa è la domanda che ogni narcisista si fa. E inizia il balletto della gaslighting, cioè si va a creare un sistema di difficoltà nell'altro per metterlo a dura prova. E addirittura la persona si troverà, come è capitato a me più volte, in condizione di sentirsi gettato in un mare senza appigli, senza una motivazione, di punto in bianco, da una spiaggia bella tranquilla con le palme, si trova buttato nell'acqua lontano dalla riva a dover nuotare da sola, mentre il narcisista lo guarda da lontano così, con le mani incrociate, e guarda se ce la fa a sopravvivere. Bene, a voi sembrerà una cosa strana, ma per il narcisista questa cosa è la normalità. Perché? Perché è di base sadica e non è empatico. In realtà lui ha scelto la vittima perché la vittima debba sapersi gestire da sola. Non vuole una situazione di scomodo, probabilmente perché l'ha già vissuta, perché probabilmente ci si è già imbarbicato in un'altra delle sue vite in cui ha costruito una parte di sé fatto in un determinato modo e si è autoflagellato o autoflagellata facendolo. Quindi magari si è già avuto delle relazioni stabili, ha avuto dei matrimoni, ha avuto delle storie lunghe, ha avuto dei figli con altre persone, di sicuro arrivato dove è adesso, o ha avuto storie lunghe con fidanzate o fidanzati, di sicuro se arrivato o arrivata dove è adesso non vuole far fatica, quindi voi dovete essere in grado di autogestirvi. Quindi che cosa succede? Voi che ovviamente non siete pronti a questo perché vi siete trovando una persona che precedentemente era accudente, quindi vi ha viziato dell'essere in grado di poter aiutarvi in qualsiasi possibilità, vi trovate di punto in bianco non solo non nelle vostre difficoltà, ma nelle difficoltà in cui venite messi da loro e a dovervela gestire da solo. E quando vi succede di non essere in grado di farlo perché non siete pronti né a quello che succede né a quello che sarebbe successo se lui non vi avesse spinto nell'acqua, ovviamente vi sentite dare delle incapaci, delle incompetenti, delle persone che non sanno le regole base per la vita. A questo punto bisognerebbe alzare il dito medio, ma ovviamente il dito medio non lo si alza perché non ci si crede che veramente vi stia succedendo a voi, perché quella persona che 20 giorni prima vi stava dichiarando amore eterno, magicamente di punto in bianco, nervosa, isterica o pretenziosa come è diventata, vi sta costruendo un mondo intorno
che voi non conoscete e che soprattutto vi porta a pensare, questa persona vi porta a pensare di non essere in grado di vivere, ok? Perché non siete all'altezza. Questo stato di non sentirvi all'altezza, ripeto, dovrebbe farvi alzare il dito medio, ma non ve lo fa alzare perché non credete alle vostre orecchie, cioè vi sembra impossibile, soprattutto se non siete come me un addicted di narcisismo patologico nella vita e quindi non li conoscete bene a menadito. Ovviamente non ve ne accorgete che stiamo parlando di qualcosa di patologico e soprattutto non volete che la vostra relazione sia tossica e quindi vi convincete che qualcosa in voi non va. Ma la realtà dei fatti, ragazzi miei, è proprio là davanti a voi, ai vostri occhi. Non avete fatto niente perché quello che è successo da parte del narcisista potesse succedere, ma è successo e questa cosa vi dovrebbe allertare, ma non vi allerta perché non lo volete vedere. Ma lo sentite, quindi ascoltatemi. La sensazione interna è di inadeguatezza, come quasi non foste mai in grado di fare nulla. Quindi il vostro livello di attenzione aumenta, questo livello di attenzione aumenta e vi provoca all'interno del vostro stato mentale uno stato di ansia e allerta continua che va a stimolare la produzione di ossitocina nel sangue. E qui inizia la vostra dipendenza affettiva. Vedete i tecnici che ne parlano. La vostra dipendenza affettiva su base biochimica, cioè venite portati a diventare dipendenti da quella forma di ansia che questa relazione comporta. Ed è la stessa cosa che poi alla fine della relazione mi dite, ma io non mi sento trascinato nelle relazioni successive esattamente come in quella. Per forza, perché le relazioni successive non hanno bisogno di farvi simulare l'attacco di ansia che vi provoca l'ossitocina e quindi vi sentite in uno stato di pace che quasi quasi vi sembra noia, esattamente la stessa noia che vi ha trasmesso il vostro o la vostra amica narcisista. Quindi come ci si ritrova in una relazione tossica ve l'ho appena spiegato, piano piano, step by step. Perché vi ci ritrovate? Non perché voi siate sbagliati, ma semplicemente perché siete state prese di mira da una persona in un momento magari storico della vostra vita particolare che vuole da parte vostra le attenzioni ma non ve le vuole dare e che soprattutto ha un atteggiamento sadico nei confronti delle persone che ritiene deboli. Ho detto ritiene deboli perché all'inizio questa persona vi ha scelto perché eravate forti, non vi ha scelto perché eravate deboli, ma vi ha fatto diventare deboli e quindi lui sa o lei sa di avere potere su di voi. Quando questo succede, e succederà tutti i giorni con un narcisista o una narcisista che tentino di distruggere la vostra pace interiore, quando questa cosa succede, voi avete due chance. Continuare a essere lì, imperterriti, a convincere queste persone di essere voi sbagliate, quindi di avere torto e quindi che loro abbiano ragione e fare esattamente ciò che vi viene chiesto di fare, oppure alzare il magico dito medio e dire a questa persona: bello, bella, io sono fatta così, sono fatto così, se ti va bene, bene, se no inforco la porta e me ne vado a quel paese da un'altra parte. Quando questo succede, se il vostro narcisista si è già annoiato di voi, vi vuole mettere alla prova, magari vi lascerà andare per poi venirvi a riprendere. Ma se invece questo narcisista magicamente non è così indietro, ma ha una testa programmata nel migliorare se stesso, sa che esattamente questa formula di persone, cioè la formula delle persone con le competenze, mi viene da dire, che ha scelto all'inizio, o di una persona assertiva che ha scelto all'inizio, o di una persona certa di se stessa con autostima alta che ha scelto all'inizio, lui, lei sa che solo accanto a persone logiche, intelligenti, intellettivamente acute e soprattutto lucide, potrebbe migliorare il suo stato di psicosi. Perché, signori miei, ebbene sì, i narcisisti sanno benissimo di avere dei problemi. Ovviamente li nascondono dietro a un dito, perché è la loro vita e quindi fanno in modo che gli altri non li scoprano, perché sennò diventerebbero fragili. Ma loro sanno di averli questi problemi e si comandano tutti i giorni di fingere di non essere problematici. Ma è un ruolo, lo stesso ruolo che facevano durante il love bombing, il ruolo che tanto hanno interpretato bene perché l'hanno visto nei film, l'hanno visto attraverso i loro amici, sanno clonare, fanno copia e incolla di quello che è successo ma non sanno perché succede. Quindi davanti a una persona debole che cosa fanno? Acuiscono la loro capacità e peggiora la loro malattia, ok?
perché se voi siete fragili, deboli, vi fate massacrare, loro diventano forti e si sentono per il momento al centro del loro teatrino. Ma se voi gli interrompete la pantomima della distruzione, queste persone sono costrette o a scappare da voi, quindi a farvi andare via e quindi programmare un vostro scarto da parte loro o uno scarto loro da parte vostra, cosa che provano a fare continuamente perché è dura guardare in faccia la realtà con una persona assertiva. Loro temono tantissimo lo specchio in cui si devono riflettere. Il mito di Narciso non a caso è stato scelto come nome narcisista patologico da Freud, perché si parla del mito di Narciso che non poteva specchiarsi, se no sarebbe morto. Quindi, come vedete loro davanti a una persona assertiva che gli dice mi dispiace, non faccio come dici tu perché è sbagliato, e quindi una persona che segue la giustizia della sua vita e non si fa rendere succube o peggio ancora complice delle loro problematiche, delle loro patologie, davanti a queste persone loro sanno che devono per forza cambiare struttura del loro pensiero, e questa cosa li terrorizza. Quindi terrorizzandoli possono scegliere di sparire. Bene, voi avete alzato il dito medio e avete proseguito per la vostra strada, mentre il narcisista continua a fare dei danni incredibili intorno alle persone che non alzano il dito medio. Intanto voi siete persone salve. Se invece il narcisista resta, sì, beh, farete un po' fatica, perché ovviamente stiamo parlando di un carattere narcisistico e il loro ego è grandioso, come in una marea va è su e giù a seconda del momento, per cui voi dovrete avere la forza di tenerlo per le briglie come un cavallo impazzito. Ma le briglie le dovete tenere se vi interessano a voi, quindi qualcosa di quella persona vi deve piacere. Se non c'è niente che vi piace, c'è il solito dito medio, ok? Ma se nel caso ci fosse qualcosa che vi piace, questa persona invece di scappare come un cavallo imbizzarrito vi rimane al fianco, forse, signori miei, avete davanti un narcisista consapevole che ha già visto parecchie primavere e che probabilmente ha voglia di rimettersi un po' a posto. Ce la farà? Questo noi non lo possiamo sapere, perché non dipende solo da lui, ma dipende dalla vostra capacità assertiva di capire che tipo di narcisista avete davanti, se il suo livello è estremo e quindi senza speranza, o se può migliorare. Dite, ma noi non siamo psicologi, come facciamo a saperlo? Vi do una notizia, spesso neanche gli psicologi lo possono sapere, perché la reazione da parte di un narcisista è difficilmente studiata, perché non sempre sono persone disfunzionali e quindi con difficoltà vanno a farsi curare per le loro depressioni, ok? Perché la loro vita tendenzialmente è fatta di successi, perché è costruita sull'insuccesso degli altri. Ma questo ovviamente non viene fuori in una strategia psicoanalitica quando vanno dallo psicologo o dallo psichiatra. Difficilmente sono così sinceri da assumersi questa responsabilità di esprimerlo. Quindi in realtà è un gioco molto complesso che metterà la vittima, a questo punto non più vittima perché è consapevole di avere davanti una situazione del genere, la accetta e quindi non è più vittima proprio perché l'ha accettata, di non essere mai più vittima. Cioè la vittima deve smettere di essere vittima per sempre. Quando si è consapevoli che l'altro cerca di creare una vittima in te, l'unica cosa che puoi fare è smettere di essere vittima per sempre. Quindi la via d'uscita c'è, la soluzione c'è, la via d'uscita sbattendo la porta e andandosene, voi lo potete utilizzare quando volete, facendogli sbattere la porta uguale, basta che gli stressate le scatole, alla fine non ce la fanno, scappano via. Ma se vi trovate accanto a una persona che non sbatte la porta e voi non state sbattendo la porta, forse siamo davanti a un narcisista che vorrebbe cambiare e a una persona che a quel punto non è più vittima, ma ha fatto un upgrade di se stessa e ha attraversato un inferno per vincere la sua battaglia con se stessa. Perché ricordatevi che essere vittime è una battaglia che dovete combattere per voi, non contro gli altri. Essere vittime di qualcuno significa essere assoggettati da concetti esterni. Se voi non volete esserlo, potete essere persone libere partendo da voi. Ve lo dice una che era una dipendente affettiva totale, che è indipendente affettiva al 100%. Questo non vuol dire non saper amare più, ma vuol dire che ci si ama prima per poi amare meglio gli altri. Ma se non ci si ama prima, è meglio lasciar perdere anche di amare gli altri. E questa è una grossa responsabilità che una persona che è uscita dal vittimismo, che è uscita dalla dipendenza affettiva e che è consapevole di quello che sta vivendo, sa di dover avere. Non poter portare avanti relazioni se non si ama per prima.
perché altrimenti può rischiare di ricadere nella dipendenza affettiva. Quindi per fare questo probabilmente non sarete compresi dagli altri, probabilmente vi giudicheranno i parenti, ma se voi siete in grado di mantenere un equilibrio stando con una persona anche se tossica, nessuno vi ha mai detto di lasciarli, se avete figli soprattutto, se avete relazioni lavorative soprattutto, dovete però estraniarvi dallo stato di vittimismo in cui vi trovate. Basta piangervi addosso, perché piangervi addosso significa fare il loro gioco e peggiorare la situazione anche nella loro vita. Quindi siete responsabili non solo della vostra soddisfazione, ma anche del fatto che possano peggiorare. E ve lo dico con cognizione di causa, perché negli anni passati, io essendo vittima di queste persone, ho sicuramente peggiorato la loro psicosi. Cosa che se fosse stata oggi sicuramente non avrei fatto, o me ne sarei andata alzando il dito medio, oppure avrei affrontato la cosa a modo mio, e se se ne fossero andati l'avrei salutato di buon grado. Quindi vi auguro di aprire i vostri occhi e scegliere di non essere dipendenti affettivi, perché non serve assolutamente a niente. Ciò che la vita vi destina non è sicuramente essere un dipendente affettivo vittima di una persona violenta psicologicamente. Ciao a tutti.